Una delle più brutte partite viste al Simonetta Lamberti da inizio campionato, quella disputata questo pomeriggio tra Cavese e Due Torri. La squadra di Chietti, orfana dell'infortunato De Rosa e di Rinaldi, ha raccolto il massimo con il minimo sforzo, 1-0 con la pratica archiviata dopo soli 12 minuti. I biancorossi siciliani, reduci dal pareggio in casa contro l'Agropoli, solo una volta si sono resi pericolosi, tanto che il portiere De Luca è risultato il meno impegnato dell'incontro. 12° minuto, Contino lavora una bella palla sulla fascia sinistra, scambia con Cosmo Palumbo che dopo aver dribblato l'avversario entra in aria e infila la sfera alle spalle del portiere di Dio. 15 minuti dopo è Contino che a un metro dalla porta colpisce il palo, fallendo così la più facile delle occasioni. 36°, azione dubbia in area siciliana, dove Luigi Palumbo viene travolto da un difensore, ma per l'arbitro è solo calcio d'angolo. La musica nella ripresa non cambia, con una Cavese poco costruttiva e i siciliani che non riescono a iniziare e concludere una manovra degna di tale nome. Unica occasione da rete al 55°, quando un tiro cross di Gaglio, entrato da 5 minuti, colpisce l'esterno della traversa. Unica occasione pericolosa da segnalare per la Cavese nella ripresa al 73°, con Pisani, che su cross di Manna, di testa, manda la palla oltre la traversa.